Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 21 settembre. Allora, è una cosa incredibile, devo dire la verità, perché il Corriere della Sera, che è il primo giornale, uno dei primi giornali che leggo, è fantastico. È un mese che dice che c'è una tensione all'interno del governo, che si litiga, un mese, due mesi, tre mesi che ce lo dice. Oggi cosa apre, su cosa apre il Corriere della Sera? Di Maio, tensione con la Lega. Ma non si sono scocciati di fare sempre e solo lo stesso titolo? Questo non vuol dire che non ci siano tensioni all'interno del governo, ma è il tema, è se tu apri tutte le volte sulla stessa cosa, a un certo punto non ci crediamo più. Ogni volta c'è una nuova tensione, ogni volta c'è un nuovo pericolo, ogni volta... Può anche darsi. Io direi che quando poi ci sarà la vera e propria tensione non ci crederemo più, visto come il Corriere ce lo sta raccontando. E nel retroscena di Buzzi che cosa c'è scritto? Vado a riprendermi i voti al Nord, questo dice Di Maio. E non so quali siano i voti che dovrebbe riprendere al Nord il Movimento 5 Stelle. Quello che è certo è che questo è in un retroscena del movimento del Corriere della Sera ed è uno dei motivi per i quali ci sarebbe antipatia e tensione tra il 5 Stelle e la Lega. Vediamo quali sono le cose forse un po' più fondate, più che un Di Maio che va a riprendersi i voti al Nord. Ci sarebbe stata una questione sul reddito di cittadinanza che i leghisti non vorrebbero sugli immigrati, mentre il Movimento 5 Stelle lo vorrebbe su tutti. Non ci sarebbero ritocchi d'IVA selettivi come si era detto ieri, ma io vi ho anche avvertito in questi giorni, intanto fino al 27 settembre dobbiamo aspettare il numeretto del deficit 1,6, 2,7 e poi entro il 15 ottobre vedremo la vera e propria manovra. Uscirà tutto il contrario di tutto, ma non è il primo anno che esce tutto il contrario di tutto, sempre è successo così con la finanziaria, anche quando le finanziarie le facevano Berlusconi, Renzi, quando praticamente anche con gli altri governi c'è sempre stato il tira e molla di quello che puoi tenere e non tenere, poi dopo l'opposizione la faceva o il ministro degli interni o il ministro dell'economia o il ragioniere dello Stato, esattamente come avviene oggi. Sulla manovra si parla anche di una cosiddetta spending review, il Sole 24 Ore dice, cioè taglio dei costi sui consumi intermedi della pubblica amministrazione, che sono quelli che aumentano sempre. Casalino è un consumo intermedio, penso, della pubblica amministrazione, con il suo stipendio che oggi tutti quanti i giornali dicono essere superiore a quello di Conte. E lui scrive, anzi fa un'intervista al Corriere della Sera e dice, è sbagliato il paragone, dovete farlo con i passati portavoce, oppure pensare al fatto che noi siamo per il merito e quindi io sono uno bravissimo e mi merito quello che mi pagano. Benissimo, se questo è il criterio, il merito è un po' diverso da quell'uno vale uno che mi ricordavo un po' un tempo, ma forse mi sbaglio. Per Repubblica invece è in bilico l'intesa sul decreto sicurezza, quello che vuole Salvini, e questo sarebbe il vero punto di lotta con il governo. Il contratto non si basa infatti sulla... dice Tito nel suo commento di oggi, sulla condivisione politica, ma sull'opportunismo. Vorrei dire che forse uno potrebbe dire questo anche del famoso contratto socialdemocratico tedesco in Germania, però Tito lo utilizza soltanto per il governo giallo-verde. Se il governo giallo-verde ha le tensioni, oggi sui giornali sembrerebbe che ce ne siano di meno per il centrodestra, perché sul centrodestra pare che sia stato fatto un accordo per cui la regione Calabria, Basilicata e Piemonte saranno date a un candidato di Forza Italia, Toscana, Emilia e Sardegna un candidato scusatemi, della Lega e l'Abruzzo alla Meloni. In questo senso dovremmo avere riunito, secondo il giornale, il centrodestra. Salvini torna a casa. Ho i miei dubbi che questa sia una sintesi, diciamo, è una sintesi un po' icastica, ma non so se così veritiera nei rapporti del centrodestra. La giornata oggi è scandita da una cosa che a me interessa molto, cioè la morte di Inge, non so neanche come cacchio si chiama, Feltrinelli. I giornali fanno paginate, allora pare che l'Italia della cultura non esistesse senza Inge Feltrinelli, senza quella merda che lei ha pubblicato, senza quei tupamaros, senza quelle accondiscendere a quegli scrittori terzomondisti della straminchia che stavano facendo fallire la Feltrinelli, senza il suo comunismo da miliardario
d'aria, sembra che l'Italia non potesse campare. La Feltrinelli ha rappresentato il peggio della cultura italiana tra gli anni 65-80, il peggio. Questa cosa la trovate sui giornali di oggi? Ovviamente no, i giornali sono figli di quella roba là, tranne che in un pezzo, vabbè, c'è anche Farina che fa molto bene oggi sul Libero, la comunista, l'intellettuale comunista, ma il pezzo migliore di oggi è di Stenio Solinas. E perché il migliore? Intanto perché dice una cosa stupenda, sono le ultime righe: scriveremo questo pezzo e tutti quanti voi dimenticherete, però lei aveva i rapporti con Marquez, lei aveva i rapporti con i grandi scrittori, era una delle poche italiane che andava ai festival internazionali della letteratura. E Solinas nelle ultime righe dice: beh sì, certo, questo lo leggerete su tutti i giornali, ma quello che non avete letto è quello che vi ho appena detto e che ora vi dico. E quello che ora vi dico è quello che diceva Indro Montanelli il giorno in cui fu ferito. Scrisse nel giugno del 1977: mi sono arrivati tre pacchi di telegrammi, tre sacchi pieni di telegrammi dei lettori del giornale, non solo, 15.000 telegrammi di solidarietà per il fatto che Montanelli fu gambizzato, come ricorderete voi tutti quanti, dalle Brigate Rosse, perché questo era il periodo. E disse Montanelli, scrisse Montanelli, e in due salotti milanesi, quello di Inge Feltrinelli e di Gaia Olenti, nota per aver fatto le cagate più incredibili del mondo, basta vedere Piazzale Cadorna qua, cioè la stazione più brutta che ci sia sulla faccia della terra, hanno pure sbagliato le finestre, o una delle case più brutte che ho mai visto in vita mia a St. Moritz. Quindi la Gaia Olenti e Inge Feltrinelli sono, diceva Montanelli, in due salotti miliardari milanesi, anche miliardari, Inge Feltrinelli e Gaia Olenti, si è brindato, dice Montanelli, alla attentato contro di me. Ciò dimostra, dice Montanelli, che è uno di quelli che scriveva, cazzo, da seguirlo, ciò dimostra che se è vero che se non sempre riesco a scegliere i miei amici, sono bravissimo a scegliere i miei nemici. Ecco, questa frase di Montanelli, che ricorda quella qui, Milano, per cui nasce il giornale nel 74, per cui ci sono i brigatisti rossi, per cui la maggioranza silenziosa è silenziosa, per cui gli intellettuali della mia minchia pensano che Che Guevara, la rivoluzione cinese, Mao e tutte queste robe qui debbano essere pubblicate in Italia. Ecco, tutta questa gentaglia, come dice Lorena, che aveva i soldi, ma era la gentaglia che con lo champagne brindava al ferimento di Montanelli, oggi sui giornali viene celebrata come fosse il mito della cultura italiana. Non era il mito della cultura italiana, quello è stato il medioevo della cultura italiana, il medioevo della cultura italiana, va bene? Questo è stato. Oggi i giornali, ovviamente, anche sul Corriere della Sera, che poi riscoprono Indro Montanelli, perché Montanelli, dopo che se ne va via del giornale e diventa anti-berlusconiano, diventa il mito del Corriere della Sera, c'è secondo voi una riga in cui ricordano quello che pensava Montanelli della Feltrinelli? C'è una riga, secondo voi, nelle quattro pagine dedicate alla Feltrinelli, nella pagina di quell'altra, della Crespi, no? La Crespi, questa è la Milano che a me fa orrore, e per fortuna non esiste più, per fortuna non esiste più. Va bene, Saviano oggi parla dei bimbi in carcere, e ci ritorna anche Mattia Feltri, con la piccola differenza che Saviano in 20 righe parla di 4 articoli di quali non so quali convenzioni internazionali. Tu prendi il giornale e lo cestini, perché ti sei già rotto le balle. Dall'altra parte, ieri, con 10 righe, Feltrino ci ha spiegato tutto. E un'altra cosa che riguarda oggi è il decreto di Ponte di Genova. Più vado avanti, più capisco che il decreto che era stato fatto ai 30 giorni della caduta del ponte, non c'era nulla, in quel decreto non c'era nulla, perché se devono rifare un decreto, e questo decreto deve essere ripubblicato alla Gazzetta Ufficiale, deve avere ancora 10 giorni per essere vidimato, bollinato, e ci vogliono ancora 10 giorni per fare un commissario, quel decreto non era nulla, questo è qualcosa. Quello che dice questo decreto, secondo i giornali, è appunto che bisognerà far pagare alle autostrade il ponte, anche se non può evidentemente dire che non siano le autostrade a farlo. Ma una cosa dice, e cioè che il commissario straordinario potrà derogare a tutte le leggi italiane pur di far velocemente il ponte, ma non a quelle europee. Detto questo, vedremo se riusciremo a ricostruirlo in un anno. Evita di parlare di cose che ignori, dice Luca Simonetti. Caro Luca, spiegami poi dopo cos'è che io non conosco. C'è la foto di James Bond, mi sembra, Luca. Se ci fai la cortesia di spiegare di che cosa non so, perché io ignoro tutto.
cioè io sono un ignorante per definizione, leggo i giornali e ve li ripeto, e no, né più né meno. Oggi leggendo i giornali che cosa vedo? Giovanna, in televisione mi vedete lunedì prossimo con Quarta Repubblica, in televisione e poi mi vedrete con Matrix dal 3 ottobre, e oggi io ho visto i giornali e ho visto una... Gaia Laurenti, Luca Simonetti, Gaia Laurenti, c'è sempre Gaia Laurenti, c'è sempre qualche architetto che dice che Gaia Laurenti è un fenomeno. Allora io dico a tutti gli architetti che dicono che Gaia Laurenti è un fenomeno, a tutti voi geni, tutti voi, voi dovete andare a Piazza Cadorna a Milano e voi mi dite se quello è frutto di un coglione, di un presuntuoso o di un architetto. Voi dovete andare tutti a vedere Piazza Cadorna, Simonetti contro Simonetti, i vostri geni di architetti. Andate a Piazza Cadorna, come si chiama? La piazza dove c'è qua la stazione Milano. Chiunque vada là mi dica cosa ne pensa dell'architetto che se l'è pensata, quel lago con tutte le finestre sbagliate della cosa. Non parlare di quello che non conosci, no? Soltanto voi architetti potete parlare di Piazza Cadorna, che è una cagata! Oggi sul Corriere della Sera Formigoni viene intervistato. Sì, lascia stare. Formigoni viene intervistato e cosa fa? Fa un'intervista, dice vivo solo con 2.000 euro, poi tutti quanti dicono che gli hanno sequestrato 6 milioni di euro, in realtà lui non ce l'ha 6 milioni di euro, quindi a lui cosa gli sequestrano? La pensione, gli sequestrano le case, gli sequestrano anche in condivisione con i fratelli, gli sequestrano tutto quello che può avere un signore di 60 anni che qualcosa forse c'ha, ma non c'ha 6 milioni di euro. Insomma, dice non c'ho più una lira, cazzo, ho gestito la Liguria per così tanti anni, la Lombardia per così tanti anni, io sono il peggio del peggio, e hanno... condannato a 7 anni, ma va bene, non voglio entrare nel merito colpevole o non colpevole, l'hanno condannato, io penso che ci sia un eccesso di accanimento nei confronti di Formigoni, ma quando tu giornalista prendi e fai un'intervista a Formigoni, lo fa tra l'altro un bravo giornalista, Maurizio Giannattaso, e la foto che metti è di Formigoni che si butta dalla poppa di una barca, che è evidentemente una bella barca, cosa avete fatto? Avete fatto quello che voi pensate che non si debba fare su internet, cioè avete messo Formigoni che prova a difendersi, Formigoni che prova a dire le sue cose, Formigoni che parla per 50 righe e la foto dello yacht. Qual è la differenza tra questo comportamento del Corriere della Sera e le foto di Di Maio sull'aereo di Renzi? Qual è la foto tra i meme che si fanno su internet dei 5 Stelle e il Corriere della Sera? Zero! Solo che avete nemici diversi. Il Movimento 5 Stelle c'ha nemico il Corriere della Sera e il Corriere della Sera c'ha nemico Formigoni e il Movimento 5 Stelle. Conquistate? Ma io non lo so se sto con il Corriere della Sera, ecco, la mettiamo così. Il CETA oggi lo trovate su tutti quanti i giornali, anche se in modo ridotto, cioè l'accordo con il Canada, dicevano che il CETA faceva male, che era una distruzione, eccetera. 7,4% l'aumento delle esportazioni italiane in Canada. Quando siete contro... agli accordi di libero commercio, ricordatevelo che il CETA vuol dire 7,4%, vendiamo più parmigiano, vendiamo più San Daniele, più 25%, vendiamo molto di più in Canada di prima, perché c'erano semplicemente dei dazi e cerchiamo di andare lì e a vendere prodotti nostri, va bene? Brava Daniela, fa schifo la foto di Formigoni, brava, io sono contento che qualcuno in questa zuppa, cioè non siete tutti, esiste un po' di gente che la pensa come me, poca gente che la pensa come me, e sono molto felice, poi condannato o non condannato, ma sono molto felice. L'ultima cosa riguarda il sottoscritto, oggi leggo la prima recensione sui giornali che sono morti come me, ovviamente noi siamo tutti morti che camminiamo su Quarta Repubblica, ci sono tante critiche che si possono fare a Quarta Repubblica, lunedì la faremo un po' diversa perché abbiamo commesso tanti errori come sempre quando parte un nuovo programma, ma il Fatto Quotidiano c'ha questo Nanni Del Becchi che mi attacca da molti anni perché è un attacco personale. Quando è che tu capisci che non si fa una critica a una televisione, ma quando si fa una critica alla persona? Quando vedi che non parla di televisione, dice porro ho copiato tutto, pensate un po' voi, io avrei copiato l'intervista dalla Berlinguer, può anche darsi che io ho comprato l'intervista da Berlinguer, magari se Nanni Del Becchi invece di fare il coglione si ricordasse, magari c'era Virus, c'era quell'intervista, ma non importa, ho copiato l'intervista, ma se dici che io ho copiato il taglio dei capelli da Conte, prendendoti sul serio come è Del Becchi, allora hai capito che quella più non è una critica televisiva, è una critica personale. Allora mi sono andato a vedere su Google chi è la faccia, il physique du rôle, e allora ho capito tutto.
Dalbè, divertiti! Non guardare Quarta Repubblica! Divertiti! A Ugo Giorgio, sei arrivato tardi! Sei arrivato tardi! È quasi finita la nostra rassegna stampa di oggi. Se vi è piaciuta, condividete. Lunedì ci sarà, e invito Dalbecchi a venire là, così si fa un sorriso una volta nella sua vita, a vedere Quarta Repubblica lunedì sera. E che altro vi voglio dire? Basta, per oggi è tutto. Ciao!